Penso che si senta. Do il benvenuto, io sono Roberto Cenati, presidente dell'ANPI provinciale di Milano, e presento questa iniziativa a nome di tutto il comitato di gestione della Casa della Memoria e delle associazioni che ne fanno parte. Noi abbiamo un programma intenso che riguarda il 50° anniversario della strage di Piazza Fontana, con la quale è iniziata la strategia della tensione, che per tantissimi anni ha pervaso il nostro paese. Io dico sempre che se non ci fosse stato qualche giorno dopo la terribile strage la reazione di Milano, quelle 300.000 lavoratori e cittadini che hanno partecipato ai funerali delle vittime di Piazza Fontana, forse noi non saremmo qui a parlare. Ci furono poi i pistaggi, i servizi segreti, ci fu la tragica fine di Giuseppe Pinelli e tante altre cose che furono sconfitte grazie alla reazione dei sindacati, delle forze politiche, delle associazioni della resistenza. Questa sera ci sarà la presentazione, abbiamo l'onore di avere con noi Enrico De Aglio con il suo libro, il suo ultimo libro, La Bomba. Accanto a lui c'è Paolo Silva, che è vicepresidente dell'associazione familiare di Piazza Fontana, con la quale l'ANPI ha collaborato, si può dire, fin dall'inizio di quelle tragiche giornate. E accanto a Enrico De Aglio ci sarà il professore Guido Parmini dell'Università degli Studi di Bologna. Abbiamo poi, come dicevo prima, in corso altre iniziative. Sabato scorso abbiamo presentato un altro libro, Milano, Piazza Fontana, prima di Piazza Fontana, che riguardava le bombe, prima di Piazza Fontana, quella di Paolo Morando, che riguardava gli attentati del 25 aprile del 1969 alla Fiera Campionaria e alla Stazione Centrale, che hanno preceduto poi la strage del 12 dicembre del 69. Devo dire un'ultima cosa, che a ridosso di quegli attentati del 25 aprile del 1969 si costituì a Milano il Comitato Permanente Antifascista per la Difesa dell'Ordine Repubblicano, che è un ruolo, fu un punto di riferimento per Milano, per i cittadini, per i democratici in quegli anni della strategia della tensione. Le nostre iniziative proseguiranno fino al 20 dicembre e sabato prossimo preannuncio che ci sarà la presentazione di un altro libro, sempre alla stessa ora, qui alla Casa della Memoria, alle 17.45, il libro a cura di Gianni Barbacento, Il primo atto dell'ultima guerra italiana, sempre su Piazza Fontana. Ecco, la Casa della Memoria è diventata da anni un punto fondamentale per il Milanese, perché qui si svolgono importanti e affollate iniziative come queste, mostre, presentazioni di libri e convegni. Io credo che la Casa della Memoria, che è stata inaugurata 24 aprile del 2015, debba continuare ad essere per Milano questo punto di riferimento fondamentale per tutti noi. Grazie e adesso do la parola. Buonasera a tutti, io sono Paolo Silva, vicepresidente dell'Associazione Familiari Vittime di Piazza Fontana. Sono molto, molto contento di essere qui con l'autore di questo libro, la cui critica è stata espressa in modo estremamente favorevole. Ho avuto anche il piacere da casa di vedere la sua intervista nella rubrica su Rai 3, che era di Augias, e devo dire che conoscenti, amici hanno espresso un parere assolutamente positivo su questo libro.
per me e per noi è sempre tema di rivisitazione queste occasioni, perché ci sembra sempre il giorno dopo. Io sarò sintetico, ho finito, e preferisco che sia l'autore a raccontare quella vicenda. 12 dicembre 1969, Piazza Fontana, Banca Nazionale d'Agricoltura, 17 morti e 87 feriti. Adesso mi sentite? Scusate, allora, come dicevo, che sarò molto sintetico, preferisco che sia il Enrico Leaglio a descrivervi con le sue sensazioni, i suoi studi, la vicenda di questa, che è definita una delle pagine oscure di questo paese, e che nel 2005, dopo vari dibattimenti, spostamenti, Catanzaro, Bari, Milano, nel 2005, purtroppo tutti i vari ergastoli si sono tramutati in assoluzione. E la vicenda è finita che è stato riconosciuto come responsabile Ordine Nuovo, questa frangia di estrema destra, e casualmente hanno ritenuto anche responsabili Franco Freda e Giovanni Ventura, ma non più condannabili in quanto precedentemente assolti, e ai familiari delle vittime vennero imputate le spese processuali. Quindi vi lascio immaginare come che pugnalata prendiamo nella schiena. Concluderei così, adesso do la parola all'autore, grazie. Allora, buonasera, grazie di avermi invitato, grazie mille di essere venuti così numerosi, grazie per l'accoglienza. Vi dico subito che cos'è questo libro e cosa mi ha spinto a farlo. Io ero un giovane studente universitario torinese nel 1969, facevo l'interno in ospedale e ho appreso dalla televisione che era scoppiata una caldaia, perché la prima notizia fu quella, in una banca di Milano. E di lì un po', non posso dire che cambiò la mia vita, ma insomma un po' la cambiò, anche perché di lì cominciai, diciamo, a occuparmi di più di giornalismo militante. Mi sono dal 1970, quindi dal mese dopo, cominciato ad occupare a Milano stesso di questo avvenimento, e ho seguito per tutti questi 50 anni. Quindi dal punto di vista mio, diciamo, biografico, posso dire, è un avvenimento che ha cambiato la vita, ma credo che sia oggettivamente l'avvenimento, il fatto che abbia cambiato la storia moderna d'Italia. E questo è il prologo con cui mi sono accinto a scrivere questo libro. Ha cambiato la storia d'Italia perché è stata una cosa che non era mai successa prima, non era mai successa prima in Europa, tra l'altro, dalla fine della guerra, che scoppiasse una bomba in un luogo pubblico, una banca nel centro di una grande città come Milano, a 100 metri di distanza dalla cattedrale, eccetera, eccetera, cose che noi sappiamo. E che non si sia mai aggiunta la verità nel giro di 50 anni. Non solo, ma che si sia lentamente, progressivamente provato, contrastato, in maniera contrastata, eccetera, però alla fine, diciamo, provato qual è stata la natura e qual è stato il senso di tutta questa operazione. Questa bomba fu messa materialmente da un gruppo di un'organizzazione nazifascista che si chiamava Ordine Nuovo, che io non definirei piuttosto frangia perché era un gruppo molto numeroso e molto organizzato, della sua sezione tecnica, che era la più numerosa. Questo gruppo era in aperto contatto, collusione, guida, insomma, praticamente in simbiosi
con il Ministero degli Interni e il suo gruppo detto degli affari riservati, che è una diretta discendenza della polizia, dell'organizzazione della polizia fascista, ed aveva anche altri appoggi all'interno dei servizi segreti militari. E la bomba era prevista per fare una quantità enorme di morti, come voi sapete la bomba non è stata una sola, sono state cinque, poi vedremo nella fattispecie tutte le questioni relative a questa logistica, ma due cose sono successe fin dall'inizio. Fin dall'inizio diciamo, tutta l'organizzazione che ha messo l'organizzazione della bomba ha fatto in modo di proteggere immediatamente gli assassini che hanno conosciuti e di creare un'altra pista che era stata precedentemente già testata e quindi di addossare questa bomba, questa esplosione, anzi questa serie di esplosioni agli anarchici. In realtà quello che si voleva fare era accusare un'organizzazione internazionale capeggiata dall'editore Gian Giacomo Pepelelli. Questo era lo scopo. Lo scopo a questa macchinazione avrebbe dovuto far seguito una serie di episodi in piazza, nella giornata per esempio di lunedì in occasione dei funerali delle vittime, a cui avrebbe dovuto far seguito l'istituzione di un governo di emergenza o di un governo autoritario, comunque detto, che limitasse, che mettesse freno alle violenze e che sospendesse alcune libertà civili, sindacali, una specie di, a seconda delle varie declinazioni possibili, una specie di colpo di Stato. Questo non successe, come ha ricordato Silvio prima, per questa cosa eccezionale e imprevista che successe nella città di Milano, e cioè la presenza assolutamente muta, silenziosa e però allo stesso tempo di un'esistenza strepitosa proprio per questo, che fece capire insomma, chi era, aveva delle intenzioni di questo genere che avrebbero incontrato una seria resistenza. Credo che questa data, la data quindi del 12 dicembre, rimane la data in cui la storia d'Italia ha subito veramente un cambiamento, la data del lunedì 16 dicembre è la giornata importante da ricordare come chiamiamolo così lo scampato dei incoli. Però io credo che adesso dopo 50 anni, questo diciamo è il senso del mio libro, si possa notare un po' le fila di quello che è successo, si possono raccontare un po' di cose, si può fare una narrazione, si possono porre ancora delle domande su quello che era. E le mie risposte partono in realtà da una domanda che è semplice ed è provocatoria, ma che è questa: se, come adesso sappiamo, le cose andavano così, cioè che sono stati ordine nuovo appoggiati dalla polizia e dagli affari riservati, perché non sono stati arrestati subito? Perché hanno permesso che questa cosa succedesse visto che era stata preparata prima? Come mai questa struttura a metà tra i vertici di un TAR, insomma, dentro lo Stato e riferentesi al fascismo, era così potente da impedire a qualsiasi, anche che lo Stato non era solo quello, ovviamente, c'era tanta roba. Ma come mai nessuno è riuscito a impedire prima e poi a impedirlo? Questa è, secondo me, la cosa grossa, insomma, la cosa che rispondere a questa domanda è naturalmente molto difficile, ma metterla in questi termini, diciamo, io la metterei così: il fatto che sia successo questo, il fatto che non sia successo questo, hanno fatto sì che siamo ancora adesso in questo genere di paese. E mi spiego, l'Italia è stata modellata da questo avvenimento, è stata massacrata da questo avvenimento, perché a questo è successa una catena enorme di anni, di decenni di violenze, ma la forza per, diciamo, per tirarsi fuori da,
da questa cosa, la forza per dargli un danno, la forza anche soltanto per raccontare come sono andate le cose, e per raccontare una verità non c'è mai stata. Quindi noi adesso viviamo in un paese, come posso dire, relativamente tranquillo. Io non sono tranquillo a sapere che il ministro degli interni fino a poche settimane fa era una persona che faceva il paio con queste altre persone, anzi questi che erano i suoi amici, e si comportava in maniera che nessuno avrebbe mai potuto prevedere potesse succedere di nuovo in Italia, no? Con le divise, le ruspe, incitando le persone, mettendo le armi in mano, no? E queste cose che tutti noi abbiamo vissuto. E però naturalmente noi pensiamo nello stesso tempo che cose del genere non possono più succedere. L'Italia non ha attentati terroristici da credo 24 anni. Gli ultimi attentati sono del 1993, sono quei grandi attentati della mafia, sia in Sicilia sia nel resto d'Italia, ma prima di questo 93, a partire dal 69, ha avuto una catena di attentati, di bombe, di cose che non hanno avuto precedenti, non hanno avuto paragoni con nessun altro paese europeo. È una storia assolutamente unica, quella italiana, ed è una storia che sì, è finita improvvisamente, ma francamente credo che abbia lasciato ancora all'interno della nostra società, del nostro modo di essere, all'interno anche della formazione, insomma, delle persone, di cosa le persone, sono due generazioni e mezza ormai che passano da questa forma, sono diventate, abbia lasciato qualcosa che non è finito, che è ancora traumatico, che ricorda il lutto, e insomma questa è la mia conclusione. Noi adesso faremo il 12 dicembre, il 12 e poi il 14, delle grandi, mi auguro, grandi insomma, manifestazioni popolari, insomma, ricordando le vittime, ricordando anche e soprattutto Pino Pinelli, che è la 18ª vittima della strage di Piazza Fontana. E quindi vedremo, insomma, ci rivedremo, tanto per cominciare, ci rivedremo tutti, le persone che hanno vissuto questo, quindi poi anche i nostri figli, i nostri nipoti. E la domanda a cui dovremmo rispondere è semplicemente, secondo me, questa: ha vinto la bomba o abbiamo vinto noi? Io credo, finisco il libro dicendo che abbiamo vinto noi. Però, insomma, c'è qualcosa ancora che mi lascia perplesso. Detto questo, il libro, insomma, veleggia per tutti questi aspetti, dal passato di una volta e costruito nel dettaglio. Sono, diciamo, abbastanza contento di questo lavoro, perché, di una parte in particolare del mio lavoro, perché diciamo, ho ricostruito, spero bene, diciamo, le prime 72 ore della bomba in poi, in cui effettivamente un colpo di Stato in Italia è successo. Il colpo di Stato si è esplicitato nella sottomissione completa della magistratura, in particolare della magistratura milanese, ai voleri di quello che era gli affari riservati, la cosa eccetera. E tutto questo ha condizionato poi in maniera pesantissima l'andamento delle fasi successive, i famosi processi spostati, Catanzaro, la cosa, Bari, le assoluzioni in Cassazione, il fatto assolutamente assurdo e pazzesco che venivano continuate a essere tenute insieme due piste, uno degli anarchici, una della cosa, e non è finita, tant'è vero che ancora poco tempo fa un film, addirittura di uno stimatissimo regista, no? Un film di una persona civilissima, eccetera, ha voluto sostenere delle tesi assolutamente assurde, assolutamente manipolatorie, assolutamente, diciamo, infamanti anche su cosa era successo il 12. Ecco, quindi non so, adesso ne parleremo, diciamo, più nel dettaglio. Ci sono tante cose tante cose che mi piacciono sono tra l'altro il fatto che nell'occasione del 50esimo, io credo che con l'uscita di molti libri, no? Il mio è solo uno dei tanti che escono. Io per esempio ho trovato il libro di cui avete citato prima, quello di Paolo Morando, sugli attentati, assolutamente fondamentale, importantissimi libri che ha scritto Fortunato Zinni,
il libro che ha scritto Benedetta Tomasi, che è un lavoro enorme su come è stata diciamo, messa sotto torsione tutto il sistema di giustizia italiano. Ecco, trovo che ci sia di nuovo diciamo, un interesse, che questo interesse vada coltivato e che sia alla fine la cosa più importante. Devo dire però alla fine quali sono le mie conclusioni, da giornalista e da cittadino italiano. Allora, in questo caso due cose si uniscono. Da giornalista direi questo, che in ogni caso, sempre, se qualcuno vi dice che un anarchico si è buttato dalla finestra del quarto piano della questura, voi non ci dovete credere. Prima ero. La seconda è che il potere e l'abuso di potere credo che siano la stessa cosa. È un po' pessimistico questo, però questa è la convinzione che mi sono fatto. Io in sostegno di quello che ha detto adesso Enrico vorrei aggiungere qualcosa. Noi dopo la sentenza orripilante del 2005 ci siamo spogliati della veste di vittime e siamo andati a raccontare queste cose nelle scuole, licei, università e convegni. E vi posso garantire che i ragazzi, gli studenti che assistono alle nostre conferenze sono estremamente, estremamente interessati. Estremamente. Qual è il problema? Le nuove generazioni, sì, è giusto che molti non sappiano, ma non dipende da loro, non è tema di scuola, non è tema, capite, di storia contemporanea. E quindi ci stiamo avviando con il Dio di Roma per stabilire, con molte difficoltà, di stabilire poi un rapporto che possa essere esteso a tutta l'Italia, regione per regione, come materia di studio. Perché noi abbiamo fatto l'indagine 10 anni fa e abbiamo chiesto a molti studenti Piazza Fontana. Allora, il 60% ha risposto alle Brigate Rosse. Capite? E una parte dice che il capo delle Brigate Rosse era Pallanzani. Sì, appunto. Ecco. Però voglio dire, loro sono recuperabilissimi. Noi, soprattutto quest'anno, siamo in giro per l'Italia con continui convegni, eccetera, eccetera. Ma c'è la società civile, che nessuno parla della società civile, trentenni, quarantenni, cinquantenni, che nessuno di loro sa o hanno capito che cosa è accaduto. Potevano esserci loro in banca, non mio padre. Capite? È questo che mi innervosisce da morire. E concludo dicendo, non con ottimismo, che il male più grave di questa nazione negli ultimi 20 anni, il cancro peggiore, è l'indifferenza. Grazie. Bene, allora, non posso non riconoscere le parole che sono state appena pronunciate. E ho difficile compito di introdurre un libro complesso. Allora, innanzitutto si dice spesso, ma il libro che ha scritto da Enrico De Aglio ha più di una qualità letteraria. Si legge come un romanzo, nel senso che è costruito come tale, ma allo stesso tempo tante altre cose. Innanzitutto è un'inchiesta molto dettagliata. Le 72 ore successive alla morte di Giuseppe Pinelli sono forse la parte del libro più importante e anche più innovativo rispetto alla mole di conoscenze che già erano state acquisite fino adesso. Ma è anche un saggio storico. È un saggio storico che non si ferma al 69, ma che ripercorre la storia del Novecento italiano. Mi sono quindi chiesto cosa potevo venire a dire rispetto a questo libro.
così complesso, con così tante chiavi interpretative, con così tanti livelli di narrazione. E allora mi sono trovato di fronte alla scelta di fare, di fermarmi su soli tre punti, che spero possano essere d'aiuto anche per un confronto con l'autore. Allora, il primo punto che nasce dalla ricorrenza nel testo di due concetti chiave, secondo me, che sono la vasta cospirazione di potere, che Ricordaglio ha già accennato, e la certezza dell'impunità degli autori della strage, ma anche di chi non ha impedito che Pinelli morisse in quella tragica notte. Beh, il libro, fra le tante risposte che dà a questi drammatici interrogativi, sceglie forse la strada più complessa. E cosa ci dice? Ci dice che Piazza Fontana non è soltanto il punto di arrivo di una storia tragica i cui effetti arrivano fino a lambire i primi anni 90 e anche oltre. Piazza Fontana è anche il punto di arrivo di un processo molto lungo. Ma insomma, se ci caliamo nell'Italia del 69 e allargare, facciamo lo sforzo di fantasia di allargare lo sguardo su una mappa geografica, ci accorgiamo che l'Italia del 69 è l'unica democrazia nell'Europa mediterranea, l'unica democrazia. Nel 69 abbiamo la Spagna di Francisco Franco, il Portogallo di Salazar. Nel 67 in Grecia abbiamo un colpo di Stato che io qui richiamo non soltanto come elemento retorico, ma come vero e proprio modello a cui gli strateghi della tensione si erano ispirati. Per quale motivo? La democrazia in Grecia non viene rovesciata da un giorno all'altro, ma è il frutto di una articolata cospirazione che non è una coincidenza, era basata su una serie di attentati dimostrativi e non attribuiti a frange dell'estrema sinistra, dell'estrema e agli anarchici, per creare un clima di tensione che poi ha portato di fatto i militari a prendere il potere in Grecia con tutto quello che ne ha conseguito. L'alta democrazia operativa nel Mediterraneo era la Francia, la quale però, badate bene, era una democrazia che usciva fuori da una crisi terribile, che era la crisi provocata dal processo di decolonizzazione e dell'indipendenza dall'Algeria. Anche qui non è un elemento che invochiamo per pura retorica. In Italia, alla fine, all'inizio degli anni 60, c'è una vera e propria migrazione di militanti dell'OAS, che sono stati gli intransigenti francesi, spesso di estrema destra, che si erano opposti a una campagna di attentati terroristici in Italia e in Francia, l'indipendenza dell'Algeria, vengono nel nostro paese e diventano, da un punto di vista pratico, non soltanto i referenti, ma gli addestratori all'uso degli esplosivi, all'uso del terrore, dei futuri partecipi alla strategia della tensione. Nel 1965, a Roma, all'Hotel Parco dei Principi, si svolge un convegno che è molto conosciuto nelle cronache giudiziarie, anche adesso comincia a essere conosciuto nella storiografia, come il convegno sulla cosiddetta guerra rivoluzionaria, che è il primo atto pubblico in cui si teorizza sostanzialmente la strategia della tensione. Aldo Giannulli, che è stato e oggi uno dei più importanti storici riguardo al processo di Piazza Fontana, ma che ha avuto diciamo, l'avventura di essere anche uno dei periti che ha collaborato con il giudice Salvini, quindi ha visto dal vivo le fonti che ha prodotto quel processo, parla del convegno del Parco dei Principi del 1965 come un vero e proprio manifesto di una guerra civile. Qual è lo scenario che viene invocato? Lo scenario che viene invocato è sostanzialmente l'assedio attorno alla democrazia italiana. La crisi algerina presa come modello, noi bisogna fare come in Algeria, anzi più in fretta, altrimenti lo spettro, l'ossessione
era l'arrivo dei comunisti al governo. Se andiamo a rileggere gli atti di quel convegno, che erano regolarmente pubblicati dall'editore Gianni Conte, che si trovavano nelle librerie, nelle edicole, sono profetici da questo punto di vista. Teorizzano quello che verrà messo in pratica solamente 4 anni dopo. Ma chi sono i protagonisti di questo convegno? E forse qui è l'aspetto più inquietante. Non c'è soltanto ordine nuovo. Ordine nuovo è, come ci ha richiamato Nico De Angelo, è un movimento politico, ma importante, che ha un suo grosso seguito in alcune regioni, in Veneto, ma è stato soprattutto una corrente all'interno del movimento sociale italiano, i cui dirigenti sono dirigenti dell'MSI, di Moravia, innanzitutto. Non stiamo parlando di un gruppo marginale, tutt'altro, ma in quel convegno ci sono i neofascisti, ma ci sono magistrati, ci sono uomini delle istituzioni, è soprattutto stato organizzato, finanziato da un centro studi, Alberto Poggio per gli studi militari, finanziato dal servizio segreto militare. Arrivo al punto secondo, che mi ha fatto molto riflettere leggendo il libro di Enrico De Aglio. I dati biografici e le generazioni che vengono raccontate. Allora, lascio alla curiosità dei lettori la voglia di rintracciare attraverso le pagine di questo bellissimo libro la biografia di Giuseppe Pinelli, la quale non viene incontrata soltanto nel 1969, ma ci narra una storia che inizia anni prima, di un giovane quindicenne partigiano nella Milano occupata dai nazifascisti. Vorrei soffermarmi su altre biografie, cioè quelle che oggi, sono sicuro, fanno eco alla domanda che ci ha posto Enrico De Aglio: come mai è stato possibile? E una in particolare ci colpisce, quella di Sibanu Somanu, dirigente dell'ufficio affari riservati del Ministero dell'Interno, futuro dirigente del servizio segreto civile, il quale aveva costruito la sua carriera dopo l'8 settembre del 1943, non semplicemente aderendo alla Repubblica Sociale Italiana, ma diventando un vero e proprio uomo di quell'ultimo tentativo di stabilire un ordine nazifascista in Europa. Sibanu Somanu, che aveva, diciamo, le sue qualità tecniche, è un membro della Luftwaffe, va a combattere sul fronte orientale, torna in Italia e poi, dopo un brevissimo periodo di prigione, ritorna incarcerato dagli americani, ritorna a svolgere la sua funzione. Perché è interessante questa biografia? Ma innanzitutto perché i libri che stanno uscendo in questa fase, ma già nel 97 era già uscito fuori questo piccolo dettaglio che avrebbe potuto cambiare la storia di Piazza Fontana, oggi noi sappiamo che Sibanu Somanu era presente durante l'interrogatorio di Giuseppe Pinelli e fa parte di quella squadra composta da 15 agenti segreti che cala nella prefettura di Milano, nella questura di Milano, e di fatto cambiano il corso delle indagini. Quindi già di per sé questa circostanza ci dovrebbe far riflettere. Ma io ho voluto riflettere sulla biografia di Sibanu Somanu accanto a una serie di biografie che ormai la consistente letteratura su Piazza Fontana ha tirato fuori. La biografia di Somanu è del tutto speculare a quella di Adriano Maggibrazzo, un altro ufficiale dei servizi segreti militari presente al convegno sulla guerra rivoluzionaria del 1965, uno dei teorici della strategia della tensione, anch'egli dopo l'8 settembre del 1943, ufficiale della Repubblica Sociale Italiana, collaboratore della Wehrmacht, e finito il periodo della guerra riprese le sue attività all'interno delle forze armate. Ma
se andiamo a vedere che sono le biografie della prima generazione di terroristi, protagonisti della storia, cioè l'attenzione è incredibile. La ricorrenza di ex militari, ex militanti, ex aderenti alla RSI, Pino Dauti, Clemente Graziani, il teorico dello stragismo, Clemente Graziani era stato volontario della Repubblica Sociale Italiana, è il primo che scrive su carta stampata, nero su bianco, nel 1962, su un opuscolo di ordine nuovo, per ottenere un capovolgimento della democrazia italiana, occorre spargere il terrore nella popolazione civile, e si ispira, invoca gli attentati terroristici dell'OAS. E poi c'è un'altra figura, un intellettuale, Pio Filippagni Longoni, uno dei più grandi studiosi dell'Oriente. Perché è importante? Perché lui partecipa al convegno sulla guerra rivoluzionaria del 65, volontario nelle SS italiane, fautore di un governo militare autoritario che Enrico De Aglio richiama nel suo libro. E dunque capiamo perché nell'Italia degli anni 60 e 70, che pur stava vivendo uno dei più importanti fasi, uno dei più importanti processi di democratizzazione, allo stesso tempo l'Italia diviene, da una parte minoritaria, per fortuna non maggioritaria, il laboratorio, forse il laboratorio più importante in Europa di quegli anni, di delegittimazione della democrazia. Sembrava portata di mano la possibilità di rovesciare la democrazia in questo paese, ma non solo perché si viveva circondati all'interno di un Mediterraneo fatto di regimi autoritari, ma perché gli attori che si muovono verso quella direzione sono molteplici, non sono soltanto i neofascisti. C'è un bellissimo paragrafo che scrive Enrico De Aglio sull'ufficio affari riservati, quindi questa centrale spionistica del Ministero dell'Interno ai tempi della P2. Ma che cosa è stata la P2? Oltre ad essere stata un'organizzazione criminale, una loggia massonica, cosa è stata? È stata l'incarnazione, è stata la manifestazione politica di un tentativo o di un disagio, di un malessere nei confronti della Repubblica dei partiti. Chi sono i membri di questa P2? Sono ufficiali dell'esercito, magistrati, giornalisti, avvocati, cioè abbiamo un insieme di figure professionali che ci dicono che una parte della società civile italiana non si riconosceva in questa democrazia. Un altro momento di riflessione. Nel 1969 esce un piccolo giornale che viene distribuito a Roma prevalentemente, si chiama L'Assalto e viene fondato da Concetto Pettinato, che è stato l'ultimo direttore della stampa durante la Repubblica Sociale Italiana. L'Assalto aveva come copertina la doppia S, che era il simbolo dell'SS nazista. Questo giornale era stato voluto da Giorgio Almirante, in un periodo in cui il movimento sociale si era messo alla testa di manifestazioni particolarmente violente, nonché di una violenza politica diffusa, abbiamo parlato prima di Piazza Fontana. In una delle copertine di esordio di questo giornale, Concetto Pettinato esortava a usare le mitragliatrici in piazza per contenere le manifestazioni dell'autunno caldo. Oggi come oggi, un'iniziativa del genere ci farebbe la sparata dei quotidiani iperconservatori come Libero, a cui siamo abituati alla copertina truculente. Ma nell'Italia di quel contesto l'invito a usare le mitragliatrici aveva un significato ben preciso. Ma non scordiamoci che dal 45 al 62
in Italia ci sono 100 morti nel conflitto sociale causate dalle armi da fuoco da parte della polizia. C'è una breve parentesi, dal 62 al 68, ma già nel 60, in coincidenza con i governi di centro di sinistra che provano a cambiare qualche cosa, ma nel 68 con le cire diavola ritornano le armi. Quindi voi capite Piazza Fontana in che contesto arriva. Terzo punto e ultimo. Questo è un libro che parla anche delle nostre rimozioni, non soltanto rimozioni di più generazioni. Si racconta la storia di un quadro di Enrico Bari, la nuova Guernica, mai voluto essere esposto, di commemorazione delle vittime di quell'attentato. E a me questo titolo mi ha fatto sobbalzare, la nuova Guernica, richiama il dipinto di Pablo Picasso, del bombardamento della città basca, ma mi ha fatto riflettere per un secondo motivo. Se andiamo a rivedere le deposizioni dei terroristi neri, soprattutto i terroristi che hanno fatto, diciamo, gli unici responsabili per la strage del 2 agosto del 1980, loro teorizzavano l'uso delle bombe deve avere sulla popolazione lo stesso effetto di un bombardamento al tappeto. Voi capite che il non esporre quel dipinto quanti danni ha provocato. C'è anche un'altra, la storia di un film di Carlo Ponti che non è stato mai girato, un film che raccontava la storia di Giuseppe Pinelli, doveva essere lavorato nel 1972, ma viene di fatto stoppato per il clima politico ormai che aveva preso la direzione degli strategi del terrore volevano che prendesse. Cioè, siamo nel pieno della militarizzazione del conflitto sociale, ci sono le prime vittime di piazza, le prime vittime di scontri di avversari politici. Nel 72 abbiamo l'omicidio di Luigi Calabresi. Dunque è un libro che parla di queste emozioni, i danni delle emozioni dell'immediato. Io invito a riflettere su quanto sia stata sotto attacco la memoria di Piazza Fontana in questo paese, non negli anni 80, non soltanto negli anni 90 o negli anni 2000, ma dal giorno dopo della strage. Il giorno dell'anniversario di Piazza Fontana, nel dicembre del 1970, avvengono in tante parti d'Italia manifestazioni sicuramente marginali, ma che ci dicono tanto di quello che sarebbe venuto lì. Sono manifestazioni spesso organizzate dall'estrema destra, che occupano piazze e che celebrano i martiri delle foibe, i caduti dell'RSI, cioè oppongono una memoria per cancellarle avanti. Questa è una storia che monta e diventa molto al di là degli anni 70, fino ad arrivare molto al di là anche del 93, un tentativo spudorato di cancellare questa memoria. Quante volte abbiamo sentito dire da presidenti del Consiglio, da presidenti della Camera, a Piazza Fontana, nessuno sa chi è stato. Questa incertezza che viene di volta in volta rispolverata, rimessa su un piatto, è stata uno degli effetti più odiosi e anche laceranti del tessuto civile di questo paese. E mi avvio alle conclusioni. Abbiamo detto, e mi allaccio all'intervento che abbiamo preceduto, l'anniversario, il cinquantennale della strage di Piazza Fontana è un anniversario importante e ci auguriamo tutti, come si augurano le conclusioni del libro di Enrico Leaglio, che ci sia, ben al di là anche delle presentazioni, una presenza fisica nostra soprattutto la giornata del 12 dicembre, perché il lavoro da fare è tanto. Voglio soltanto, a chiusura del mio intervento, inserire una nota di positività. È vero, c'è molto lavoro da fare, è vero, mancano una serie di tasselli alla ricostruzione di quegli anni, ma un storico che ha cominciato a occuparsi di questo periodo non sono del tutto pessimista.
prima di tutto perché abbiamo, grazie anche e soprattutto ai familiari delle vittime, una quantità di archivi impressionante che attendono di essere sistematicamente studiati. In secondo luogo, nonostante resistenze e difficoltà, sarebbe interessante anche approfondire questa sera. In secondo luogo, forse chi sta a contatto con i giovani si rende conto che ci sono dei dati piccoli ma abbastanza significativi. C'è stato un numero impressionante e crescente di richieste di tesi di laurea e di tesi di dottorato su questi temi. Che cosa significa? Significa che non soltanto nuovi terreni vengono dissodati, ma che una generazione di insegnanti, di giornalisti, una nuova generazione che andrà a far vivere questo paese si sta formando nello studio di quest'anno, di questi anni. Quello che manca, e davvero chiudo il mio intervento, è dove bisogna veramente investire il più possibile energie, non soltanto vive, ma anche di risorse, è la trasmissione nella scuola e nei corsi universitari. L'esempio che ci è stato dato prima, Piazza Fontana, Brigate Rosse, purtroppo è l'esperienza quotidiana di chi insegna nelle scuole e nelle università, la fatica a trasmettere il senso che hanno avuto quegli anni. E su questo veramente lo sforzo deve essere dall'associazione di questo accordo con l'URL che stava accennando, il nostro sforzo di sostegno deve essere veramente importante.